Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, qui è sempre Libano, siamo qui oggi con i quarti di finale ragazzi, la squadra è sempre la solita visto che non riusciamo a trovare nessun giocatore in grado da diventare un titolare di questa formazione, abbiamo Neto squalificato quindi andrà a giocare Cassani facendo coppia centrale con Barzagli, avranno anche intesa massima essendo entrambi italiani. Andiamo subito a vedere la squadra che ci si parerà di fronte in questo turno del mondiale. È una squadra molto forte con Neuer, Marcelo, Thiago Silva, Boateng, Walker, Luis Gustavo, Neymar, Müller, quello a destra anche se non è quello forte, Özil, Götze e Diego Costa. È una squadra abbastanza preparata, sicuramente molto più forte della nostra, ma andremo a vedere un po' come va. Al sesto minuto qui Misimovic lancia Salpingidis, Thiago Silva va a vuoto. Salpingidis può allora affondare sulla fascia. Salpingidis rientra, dribbling, spara una bordata che Neuer para e devia sul palo. E poi credo Fortunis sì, non riesce a mandare in porta. Quindi ragazzi, il risultato resta di 0-0. Ottimo tiro di Salpingidis. Al decimo minuto, Cassani cicca subito il primo pallone. Corre Diego Costa, brucia anche Barzagli. E quindi poi a tu per tu con il portiere che copre malissimo, diciamo, lo specchio della porta. Andando a rimanere impalato verso un lato invece di seguire la palla, diciamo questa è una delle cose che forse dovrebbero migliorare con FIFA 15. Andiamo a subire il primo gol di questa partita. Diego Costa firma l'1-0 per il nostro avversario. Al 16° minuto, Salpingidis passa per Fellaini che serve Fortunis. Fortunis ancora per Salpingidis che con un bellissimo diagonale, non molto potente ma comunque veramente di una precisione chirurgica, va a firmare l'1-1. Salpingidis ragazzi è un giocatore veramente fenomenale, ha 87 di velocità e statistiche basse per il resto, ma fa tutto quello che deve fare in modo molto buono. 1-1 quindi, assist di Fortunis per il gol di Salpingidis, tutto greco quindi ragazzi. Siamo al 40° minuto poi, Fortunis ancora per Salpingidis, Salpingidis tira, para Neuer, ci arriva ancora Salpingidis che con una mezza sforbiciata quasi rasoterra riesce a riprendere questo pallone, quindi doppietta di Salpingidis. Aveva fatto una buona parata Neuer, ma Salpingidis, ragazzi, è troppo forte. Siamo quindi 2-1 in vantaggio adesso. Si è ribaltata la situazione. Dobbiamo cercare di mantenere questo risultato per accedere alla semifinale. Iniziato il secondo tempo, riesce per la prima volta in questo gioco a me il bug del centrocampo. E riesco poi a scodellare con un mezzo pallonetto in porta per il 3-1. Ne avrò subiti a centinaia di gol così quest'anno e per la prima volta riesce anche a me. Questa volta è Salpingidis che va ad abbracciare il gol di Fortunis. Siamo quindi ragazzi con due lunghezze di vantaggio, esattamente 3-1. Bello il gol anche se arriva da questo bug che speriamo tutti che leveranno in FIFA 15. Siamo ragazzi quindi 3-1, dobbiamo cercare di mantenere il risultato. Arriva anche un rigore per noi al 76esimo che Misimovic realizza in modo egregio. Misimovic, ragazzi, il capitano credo della Bosnia, è un giocatore che a me ha sorpreso tanto. L'ho visto giocare contro l'Argentina e contro la Nigeria. Non ha, secondo me, non ha, diciamo, brutte caratteristiche. Potrebbe militare tranquillamente in qualche squadra di Serie A di bassa categoria, ovviamente. Al 79esimo, però, lui riaccorcia le distanze con questo destro fulminante di Diego Costa che si infila alla sinistra del nostro portiere Neuer. Quindi ragazzi, 10 minuti alla fine della partita, 2 gol di vantaggio, dobbiamo cercare di non farci beffare e viverci tranquillamente questo finale di partita, che poi così sarà, perché noi abbiamo realizzato alla fine della partita 15 tiri, 12 tiri in porta, lui 7 tiri, 6 tiri in porta, una vittoria più che meritata, Dimitris Salpingidis 9,1 di valutazione, partita egregia la sua. Quindi ragazzi, siamo riusciti a vincere ed approdiamo di diritto alla semifinale. Mancano soltanto 2 partite per finire questo mondiale, anche con questa squadra un po' rimaneggiata, senza veri talenti, stiamo riuscendo ad andare avanti. Speriamo poi di riuscire a concludere nel migliore dei modi questo mondiale. Andiamo ad aprire il consueto pacchetto da un giocatore che finora ci ha portato veramente poco e niente, lo schifo generale. L'ultima puntata nei quarti mi sembra, cioè negli ottavi è uscito un 66 di valutazione. Andiamo a vedere quindi ragazzi chi ci uscirà qui. La palla gira ragazzi, potrebbe essere qualcuno che ci serve 69 di overall, ma vaffanculo pure in portiere. Niente ragazzi, il video finisce qua, ci vediamo in semifinale, tutti i link in descrizione, lasciate un like, iscrivetevi al canale, da Libano è tutto, bella.